In questo luogo sul mare, Minori, città del gusto, è nato Salderiso, fra i pasticceri più importanti del mondo. Ambasciatore del buono e del bello della Costa d'Amalfi ci realizzerà un suo dolce. Scusate, c'è Sal? Certo, ti sta aspettando in laboratorio. Siamo con Salderiso. Con lui realizzeremo un classico dolce in una versione tutta made in Costa d'Amalfi. I profiterol al limone. Un capolavoro di dolcezza nato nel 1988. Pensate, è stato il mio primo dolce al limone. All'epoca, Francesca, i profiterol erano conosciuti solo al cioccolato, ma io li ho tradotto al limone, naturalmente, con i limoni Costa d'Amalfi GP. Prepariamoli insieme, allora. Bene, per fare questa ricetta, la prima cosa da fare è il bignè. Per fare il bignè abbiamo bisogno dell'acqua, il burro, il sale, la farina e, naturalmente, le uova. Iniziamo con il primo passaggio. Sì, introduciamo l'acqua che ho pesato nella pentola. Aggiungiamo il burro. E il sale. A questo punto aggiungiamo la farina. Esattamente, il burro è fuso, l'acqua con il burro e il sale sta bollendo, aggiungiamo immediatamente la farina. Per quanto tempo, Sale, lasciamo cuocere la pasta bignè? Allora, come vedi, va emulsionato molto bene. Per qualche minuto deve cuocere finché non si stacca completamente dalla pentola. La nostra polentina è pronta e adesso la versiamo in planetaria. E quanto dobbiamo aspettare adesso? Allora, facciamo svaporare per un minuto la pasta bignè. Quando non vediamo più uscire vapore, iniziamo a mettere le uova in 2-3 tempi. E dopo qualche minuto, Francesca, la pasta bignè è pronta. Il bignè è pronto e adesso lo mettiamo nel sac à poche per dressare i nostri profiterol. Noi seguiremo tutti i tuoi preziosi consigli così da realizzare a casa dei profiterol degni del tuo nome. Grazie, Francesca. Adesso prepariamo la crema al limone, mentre quella pasticcera l'abbiamo già preparata prima. Esattamente, Francesca. Per fare la crema al limone ho spremuto 100 g di succo di limone Costa d'Amalfi GP, che vado immediatamente a riscaldare. Mentre si riscalda il succo di limone, andiamo ad emulsionare lo zucchero con i turli d'uovo. Lasciamo sbiancare i turli d'uovo con lo zucchero e versiamo sopra il succo di limone bollente. A questo punto mettiamo la crema nella pentola e portiamo alla temperatura tra gli 80 e 82 gradi centigradi. Questa, Francesca, come hai visto, è una crema senza farina e senza amido. È l'uovo, è il turlo d'uovo che coagula a una temperatura di 65 gradi, quindi è importante non superare gli 82. Che profumo di limone! Senti, Francesca, il profumo del limone di Amalfi ti inebria la mente e il cuore.
La crema al limone è finalmente pronta. Guarda com'è cremosa, Francesca. Vedi, anche senza farina è diventata bella liscia e cremosa. A questo punto la togliamo immediatamente dalla pentola e la versiamo in un contenitore di acciaio. Inseriamo adesso del burro a temperatura ambiente. Esattamente, la crema la dobbiamo raffreddare fino a una temperatura di circa 50 gradi e poi inseriamo i cubetti di burro fresco. Naturalmente burro fresco di latteria di latte italiano. La crema è pronta, Francesca. Adesso la mettiamo in frigorifero e la lasciamo raffreddare fino a una temperatura di 4 gradi. Siamo pronti finalmente per mettere su questi meravigliosi profiterol al limone d'Amalfi. Esatto, Francesca. Allora, questo è il bignè cotto e gonfio, si è raffreddato e adesso lo andiamo a farcire. Per la farcitura utilizzeremo la crema pasticcera, la crema al limone e la panna montata. Ti dico un po' di segreti. Nella crema pasticcera ho messo tante bucce di limoni e bacca di vaniglia in infusione nel latte, quindi già la crema profuma di limone. Nella panna, la panna montata, prima di montare vi consiglio 4-5 ore prima di mettere delle bucce di limoni molto sottili. Li lasciamo macerare per qualche ora e sentirete questa panna profumare di limone. E adesso via con l'assemblaggio. E adesso avviene la magia. Esattamente. Crema al limone direttamente nella crema pasticcera. Seguendo i tuoi preziosi consigli, porteremo in tavola un dolce che farà colpo su tutti. Beh, devo dire, Francesca, questo è un dolce indimenticabile che piace a tutti. È il mio primo dolce al limone. Ha già 33 anni, 1988. E con la panna, Francesca, diventa crema chantilly al limone all'italiana. Stiamo per riempire i bignè, questa crema sal. Buonissima. È di una bontà unica, dopo me la farai assaggiare. Assolutamente sì, Francesca. Prima però finiamo il dolce. Allora, con una punta di acciaio liscia, sottile, andiamo a bucare direttamente il bignè e introduciamo all'interno la giusta quantità di crema. In questo modo qua. Adesso hai farcito i bignè e con questa crema che facciamo? Allora, qui adesso ti faccio vedere che con questa crema trasformeremo in salsa per ricoprire i nostri profiterol. A questo punto, per alleggerire, aggiungiamo la panna montata. Esattamente. Però dobbiamo diluire e aggiungeremo del latte fresco. Guarda, Francesca, questa è la giusta densità della salsa per ricoprire i nostri profiteroli. E ora che facciamo? Adesso, Francesca, è il momento più bello, il glassaggio di profiterol. Ma sai perché ti ho fatto mettere il guanto? Perché vorrei che il primo profiterol lo facessi tu. Ma vai. Certo! Brava, completamente nella crema. Perfetto. Un altro. Perfetto. E adesso continua tu. Esattamente. È la manualità del professionista. È un po' di anni di esperienza, guarda. E ora il tocco di classe. La grattugiata di limone di Amalfi. Thank you.
Francesca, senti come profuma questa salsa. Almeno è buona, me lo garantisco. E allora, con sal de riso, buon profiterol a tutti.